voglio collegarmi con la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che vuole mandare un saluto a tutti voi. Buongiorno ministra! Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è davvero una giornata speciale perché festeggiamo il nostro Natale digitale e questa è una tradizione ormai consolidata di questo Ministero, seppur ovviamente negli anni scorsi eravamo abituati a vedere i corridoi pieni di bambini. Quest'anno si è potuto fare, ma non abbiamo assolutamente voluto rinunciare all'idea di un Natale digitale e allora abbiamo pensato forse che a maggior ragione, proprio a causa di quello che questo periodo storico stiamo vivendo tutti, non bisognava rinunciare appunto al Natale. Voglio ringraziare tutti gli studenti e tutte le studentesse che insieme ai loro insegnanti sono riusciti a realizzare tanti progetti, nonostante appunto le difficoltà del periodo. Io sono molto molto orgogliosa di loro e ci tengo molto a mandare un saluto speciale ai ragazzi della casa circondariale di Lecco e a quelli della sezione ospedaliera del Gaslini di Genova che sono con noi stamattina. Dicevo che negli anni passati il Natale si festeggiava nei corridoi del Ministero dell'Istruzione, si guardavano le presentazioni degli alunni e delle alunne, era una grande festa che si faceva in presenza. Oggi lo facciamo online. Forse non sarà un Natale giocoso come i passati Natali ai quali siamo stati abituati, però anche questo Natale, grazie alle iniziative dei nostri studenti e delle nostre studentesse, è un Natale che ha un alto valore educativo per tutto il lavoro che hanno fatto i nostri insegnanti. E lo hanno fatto con la didattica digitale integrata, un modo nuovo di fare didattica dovuto indubbiamente all'emergenza. Se pensiamo oggi alla parola digitale, la parola digitale per certi versi forse potremmo definirla un po' la parola dell'anno. Oggi tutti, le famiglie, il personale, i nostri studenti sanno che cos'è la didattica digitale integrata. È nata in un momento di emergenza, ma che ha rinnovato per certi versi tanto il modo di fare didattica e su cui tra l'altro il Ministero dell'Istruzione ha investito molti soldi perché abbiamo investito circa 400 milioni di euro solo sulla didattica digitale per accelerare effettivamente la transizione ad un digitale che oramai si era resa necessaria visto il tempo che stavamo vivendo. Quindi una didattica, se volete, un po' più innovativa, dove la parte da leone l'hanno fatta i nostri insegnanti che si sono formati. Abbiamo avviato programmi di formazione sul digitale per il personale scolastico che ringrazio tutti. Tutto quanto e che ha riscosso, devo dire, un grande successo e un grande interesse. Io non voglio dilungarmi troppo, però ci tengo a mandare un messaggio non soltanto agli studenti, alle studentesse, al personale, ma anche alle famiglie. Questo Natale sarà un Natale diverso, è ovvio, però dobbiamo essere ancora di più responsabili. Perché abbiamo un dovere, e lo abbiamo come paese, quello di riaprire anche le scuole superiori il 7 di gennaio. E più saremo responsabili, più cauti durante le vacanze natalizie, più quell'obiettivo potrà essere realizzabile. Quindi invito tutti quanti ad abbracciare il mondo della scuola e ad essere, come dicevo prima, responsabili al massimo durante il periodo natalizio proprio per proteggerla, la nostra amata scuola. Tanti auguri veramente ancora a tutti e a tutte. Grazie ministra per questi auguri. Mi hanno detto che ci sono alcuni bambini e bambine collegati con noi oggi che le vogliono fare alcune domande. Se il nostro regista Mauro Stancati ci apre il collegamento, la faccio interagire con la prima delle scuole collegate. In particolare dovrebbe esserci Irene che ci parla dal Lazio. Ciao Irene! Buongiorno. Buongiorno, prego, puoi fare la tua domanda. Gentile ministra, lei ha visto Babbo Natale? Io quest'anno gli ho scritto una lunga lettera. Lei gli ha scritto? Che cosa gli ha chiesto?
Grazie Irene, il cappellino è bellissimo comunque, sia il tuo che di tutti i tuoi compagni e compagni di classe. Allora, sì, io quando ero piccola ho scritto Babbo Natale e gli ho scritto anche adesso. Penso che quando avevo la tua età credevo che Babbo Natale venisse giù dal camino e portasse di notte i regali a me e a mia sorella. Quest'anno ho scritto una lunga, lunga lettera a Babbo Natale, il sogno che abbiamo tutti, che ho anch'io come ministro dell'istruzione, che questa pandemia finisca il prima possibile e che io possa ritornare in mezzo a voi nelle scuole, a visitare le scuole e a poter stare con i miei studenti e con le mie studentesse. Questo è il desiderio che ho scritto un po' nella lettera a Babbo Natale quest'anno. Grazie Ministra, un desiderio che abbiamo tutti. Bene, adesso abbiamo un collegamento invece con la scuola della Sicilia. Silvia dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno anche alla tua classe. Accendete il microfono. Eccoci anche l'insegnante con le corna d'arenna rosse di Natale. Prego, Silvia, puoi fare la tua domanda alla ministra. Ciao, sono Silvia, di piccolo didattico Giuseppe Fava. Sono lieta di averla conosciuta. Non si sente bene? Voi sentite? Lei sente, ministra? Con difficoltà, ma un po' sì. Va bene, allora continua. Quest'anno il Natale sarà un po' diverso dagli altri. Però sono felice di trascorrerlo in famiglia, anche se mancheranno tutti i parenti che di solito vivono a pranzo. E lei invece come trascorrerà questo Natale? Come trascorrerà questo Natale, ministra? Allora, io lo trascorrerò con la persona che amo di più al mondo, che è mia sorella. Staremo a casa come si deve, ovviamente, in questo Natale che è un po' più complesso rispetto agli altri. Ci mancheranno delle persone, è vero, però possiamo provare ad utilizzare i mezzi che oggi abbiamo, possiamo provare a fare delle videochiamate per stare più vicini possibili, anche se a distanza, con i nostri parenti, con i nostri amici. Dovete essere fiduciosi perché è un Natale particolare, però io sono certa che il prossimo Natale, insomma, potremo tornare tutti quanti a stringerci di nuovo. Quest'anno ci si chiede di fare qualche piccolo sacrificio in più. Grazie, ministra. Buon Natale. Bene, grazie.